bentornati in un nuovo video. Oggi parliamo del nuovissimo mascara di L'Oreal Paradise Ecstatic, che appunto una novità è che ci fa tantissime promesse. Ma prima di cominciare, siete iscritti al mio canale? Ovviamente, se non siete iscritti, iscrivetevi, lasciate un pollice in su se questo video o altri miei video vi sono piaciuti. Parliamo subito del packaging, molto 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 carino, piacevolissimo, con questo cartoncino. Appunto, per la prima volta L'Oreal presenta uno dei suoi mascara all'interno di un packaging in cartone, ispirato sicuramente ad un altro brand famoso che tutte quante conoscete, che non stiamo a menzionare, è di questo rosa oro che va tanto di moda in quest'ultimo periodo. Il rosa oro ultimamente spopola sia nell'oggettistica che nei cellulari, che davvero in tantissimi altri settori. Il rosa oro è una cosa che ci sta piacendo veramente tanto, e così come l'esterno, anche l'interno, quindi il mascara stesso, il tubetto, è in questo rosa oro davvero stupendo. L'esterno della confezione in pratica ci dice che cos'è questo mascara novità, che cosa fa e quali sono le sue caratteristiche. Ve le riassumo molto brevemente. Questo mascara promette ciglia molto più intense, molto più lunghe e una sensazione di applicazione molto piacevole. Ha uno scovolino con tantissime setole che sono morbidissime. Io le ho toccate in negozio perché c'è proprio l'espositore che mostra lo scovolino, e devo dire che effettivamente sono molto 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 soft. All'interno oltre 200 setole di varie lunghezze che permettono un'applicazione omogenea e che vi permettono appunto di arrivare anche alle ciglia più piccoline, quindi anche quelle nella rima inferiore. Non è comodissimo, devo dire la verità, nel senso che comunque rimane sempre uno scovolino di dimensioni classiche, e quindi non è quello specifico piccolino per andare a fare proprio le ciglia inferiori. Però io non mi sono sporcata, non mi sono pacciugata, quindi potete farcela sicuramente anche voi. All'interno olio di ricino, quindi promette anche di nutrire e di rinforzare le nostre ciglia. E i test che sono stati fatti, leggo proprio nel retro, sono stati fatti su un campione di 107 donne che hanno riscontrato il 90% delle ciglia intensificate, il 98% ha trovato un effetto più allungante e il 79% sente le ciglia più morbide. Quindi con queste percentuali e con questi numeri, insomma, ci si aspetta un prodotto che faccia davvero magie. E in effetti, come vedrete dal tutorial, io ci sono davvero rimasta. Quando ho fatto la prima applicazione sono rimasta positivamente colpita, perché in effetti la stesura di questo mascara è sì molto piacevole, perché comunque il prodotto in sé non è grumoso, non è pesante, quindi è un velo sottilissimo che voi andate ad applicare sulle vostre ciglia. Si stende molto molto bene e già da subito vedete le ciglia allungarsi. L'infoltimento alla base è dato moltissimo anche dal fatto che il prodotto è molto scuro, è una sorta di carbon black, quindi alla base sembra di avere subito molte più ciglia, e poi in effetti sono davvero lunghe, ma lunghissime. Sono la differenza tra i miei due occhi, è incredibile, l'avete visto dall'anteprima nella foto che ho pubblicato su Instagram. Cioè, la differenza tra le mie ciglia naturali e le ciglia con il mascara Paradise Ecstatic è davvero sorprendente. Quindi mi sento di promuovere questo prodotto a pieni voti. È davvero uno dei pochi mascara dell'ultimo periodo, parlo degli ultimi 3 mesi, 4 mesi, che davvero mi dà dei risultati interessanti, quindi che mi fa dire ok, oggi non metto le ciglia finte perché questo mascara mi dà tanto. E niente, fatemi sapere se avete intenzione di provarlo, se lo acquisterete, che cosa vi è parso dal mio video. Cioè, è normale che attraverso una videocamera sia tutto diverso e quindi voi vediate un risultato che poi magari a me sembra centuplicato. La videocamera inganna sempre, ragazze, però a me personalmente, quando lo applico, sembra di vedere davvero un grosso miglioramento delle mie ciglia, una grossa 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 differenza. Con l'utilizzo vi saprò dire anche se effettivamente le ciglia sono rinforzate, perché dentro, come sapete, c'è l'olio di ricino che
agisce naturalmente sulle ciglia dando forza, volume e dovrebbe anche farne crescere un pochino di più e allungarle. Insomma, l'olio di ricino ha tantissime proprietà che se avessi la pazienza di metterlo tutte le sere avrei delle ciglia meravigliose, ma io purtroppo non ho tutta questa pazienza. E niente, aspetto tutti i vostri commenti, fatemi sapere che cosa ne pensate di questo prodotto, se vi piace il packaging, che secondo me è adorabile. E niente, come al solito vi mando un grosso bacio, vi ricordo di iscrivervi se ancora non vi siete iscritti, lasciate un pollice in su se questo video vi è piaciuto e fatemi sapere il vostro commento, il vostro parere, il vostro pensiero giù in basso. Un bacione e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!